2 milioni e 500 mila euro. Questa è la somma investita dall'ANAS per lavori di manutenzione straordinaria relativi ad interventi di riparazione degli impalcati del viadotto Petrulla lungo la strada statale 626 della Valle del Salso nel territorio comunale di Ricata e al consolidamento della scarpata dello svincolo di Pietraperzia situato lungo la statale 640 raccordo di Pietraperzia nel territorio comunale omonimo in provincia di Enna. L'esito delle gare d'appalto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi. Il primo intervento da oltre un milione e seicentomila euro riguarderà la ricostruzione della campata crollata, la riparazione degli impalcati esistenti, la sostituzione dei giunti e il rifacimento della pavimentazione e della impermeabilizzazione dell'impalcato del viadotto Petrulla sulla 626 direzione delle valle del Salso. L'intervento permetterà la riapertura del tratto statale attualmente chiuso al traffico a seguito del crollo improvviso di una campata del viadotto nel luglio del 2014. L'impresa giudicataria è la Nicro Costruzioni, con sede a Cancello ed Arnone. Il secondo intervento invece da circa 930.000 euro riguarda la scarpata dello svincolo di Pietraperzia, situato al chilometro 15 e 173 della statale 640 l'accordo di Pietraperzia, collegamento rapido tra le città di Pietraperzia, nell'ennese e Caltanissetta, interessato nella zona di Valle da una frana estesasi anche nella zona dello svincolo. L'impresa giudicataria è la cruschina costruzione di Mussomeli.